Dante ha ispirato molti registi dall'avvento del cinema ad oggi. Da Francesco Bertolini e Adolfo Padovan, che nel 1911 a Torino girarono il primo lungometraggio tratto dall'Inferno di Dante, a Federico Fellini. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. I registi italiani ovviamente, da De Sica a Rossellini, a Fellini, a Pasolini, a Bertolucci, a Roberto Benigni, eccetera, c'è un modo di accostarsi direttamente a Dante. Ci sono alcuni film dove i testi danteschi vengono citati letteralmente. Un film che tratterò stasera, anche se rapidamente, La dolce vita di Fellini, c'è una citazione dal canto 33esimo dell'Inferno, quello del Conte Ugolino. Nei film moderni, contemporanei, la discesa è più ontologica, cioè una discesa interiore. Marcello nella dolce vita, cioè il Blue Velvet di David Lynch, per esempio. Il professor Amilcare Iannucci, uno dei fondatori dei quaderni di italianistica, studioso di Dante e direttore dell'Humanities Center all'Università di Toronto, ha presentato all'Istituto Italiano di Cultura il libro Dante, Cinema e Televisione. Il libro è una collezione di saggi scritti da esperti su Dante e il cinema, che tratta particolarmente l'influsso della Divina Commedia sul cinema. Io stasera ho scelto quei film che sono stati ispirati dalla Vita Nuova, questa prima opera giovanile di Dante. E spesso, cioè, l'appropriazione della Vita Nuova viene inserita in un contesto infernale. E questo è il caso, per esempio, sia di Hannibal, vero? Dove ovviamente ci sono vari intertesti danteschi. It's your ancestor, Commendatore, hanging beneath these very windows. Però c'è anche una storia d'amore, né? La storia ossessiva di Hannibal per l'agente dell'FBI Clarice Starling. Vero? E quella storia, questo amore ossessivo, è preso dalla Vita Nuova. La Vita Nuova è la prima opera di Dante e tratta del suo amore per Beatrice morta. Voi non dovreste mai, se non per morte la vostra donna, che è morta a ubriare. Così dice. Lo stesso si può dire per Obsession di Brian Del Palma. È un rifacimento di Vertigo di Hitchcock. Però questo rifacimento è determinato dalla Vita Nuova. Dante Alighieri, considerato un classico in tutto il mondo, vanta tra i suoi lettori più celebri attori come Vittorio Gassman, Carmelo Bene, Roberto Benigni, John Gielgud e il grande poeta del Novecento italiano, Giuseppe Ungaretti. Adriana Monti, Omni News. My lady lay asleep, wrapped in a veil. He woke her then, and trembling and obedient, she ate that burning heart out of his hand. Dr. Feld, do you believe a man?